Bentrovati cari lettori, sono Emilio Tomasini, l'indipendente di Borsa, e anche oggi vi produco la mia classica pillola sulle migliori azioni del listino italiano. Ricordo a tutti coloro che sono interessati alle mie metodologie che possono acquistare il mio libro Sistema di Trading Tomasini. Ovviamente lo trovate cliccando un po' in tutti i link che vedete sul canale YouTube e per il resto state sintonizzati con me e iniziamo con la lista della spesa. Eccoci qua con la mia checklist italiana. Andiamo a vedere un po' di analisi fondamentale e di analisi tecnica. Avevo segnalato nelle edizioni precedenti Aquafil. È un titolo che ha tutto sommato per la liquidità che possiede e per i controvalori scambiati una parvenza di bilanci interessanti, quindi sicuramente è un'azione che io tra quelle small caps di Borsa Italiana salverei sotto il profilo fondamentale. Non è ottima, ma diciamo che è un'azione che si fa dare del lei e ha un'evidente accumulazione di volumi, perché voi ovviamente andate a vedere qui quest'area è veramente molto ben navigata in termini di volumi. Quindi è un'azione da monitorare, soprattutto laddove porti via questo massimo, perché avremo un breakout foriero di ulteriori rialzi. Un'altra azione che ci piace molto è Banca Mediolanum, e questa perché sta sostanzialmente andando a rompere una congestione, non l'ha ancora rotta, ma è una congestione che dura dal lontano 2000. Quindi andiamo a parlare di un'azione che, sotto profilo tecnico, nel caso in cui ovviamente dovesse andare a rompere questo massimo, andrebbe a fare qualcosa che dal 2002 ad oggi non era mai riuscita a fare. Quindi, con spazi per un ulteriore apprezzamento. Ovviamente non ci fidiamo di una semplice piccola sbavatura al di sopra di questa resistenza e speriamo che ovviamente possa proseguire. Un'altra banca che ci piace mostrare per quello che è sul mensile, quindi di nuovo prendiamo il grafico mensile, è Monte Paschi di Siena, che quota con un price earning di 3, che ovviamente se è una banca che è tornata inutile fa scappare da ridere. Devo fare un mea culpa perché volevo murarmi di obbligazioni in tempi non sospetti un anno e mezzo fa, non l'ho fatto e ho rinunciato a bei rendimenti. Come vedete a volte è facile parlare di quello che si deve fare, ma è ancora più facile dire che si perdono le occasioni che magari si vedono. Andiamo a vedere nella nostra lista un'altra banca che mi piace, Banca Desio. Anche Banca Desio sul mensile vediamo che è un po' nella situazione delle altre. Sostanzialmente ha fatto un bellissimo bottom up, si sta avvinghiando verso il rialzo, uscendo da una congestione che è di 12 anni, quindi diciamo sicuramente un qualcosa che non finisce domani. Tanto più che sul daily la vediamo andare a creare un gustosissimo triangolino di quelli proprio da pasticceria, quindi con volumi tra l'altro in aumento. Andiamo a vedere Brunello Cucinelli, un'azione che ci è piaciuta sempre, purtroppo non abbiamo mai ottenuto grandi risultati perché non ha mai avuto questi rialzi che regalano soldi a tutti. Qui è partita, è volato, ovviamente noi non siamo saliti, aspettiamo però che storni per giocare le nostre carte. Ovviamente quando ci troviamo di fronte a queste azioni che sono così esplosive, dobbiamo sempre valutare di immaginare cosa succede quando ci sarà il successivo ritracciamento. Un'azione su cui siamo riusciti a scappare in tempo è stata Cementir, però sta consolidando. Io non mi aspetto che vada a rompere quest'area di congestione e quindi potremo studiare di rientrare appena rialza la testa. Il nostro indice è un indice che sta sgattaiolando verso i massimi
storici, come ho scritto, riscritto, ovviamente siamo in una situazione in cui Wall Street e altre borse sono oltre i massimi storici, noi siamo sotto i massimi storici, secondo me ci sarà un rapido avvitamento verso i massimi, come è stato poi in questa fase di ribasso, quindi i prezzi andranno a ricoprire da qua alla fine dell'anno verso i massimi e quindi diciamo che regaleranno un po' i soldi. Ce lo siamo meritati perché ecco, i migliori anni della vita di Tomasini sono passati all'interno di questa congestione. Andiamo a vedere un titolo di cui molti lettori mi chiedono, è Geox. Purtroppo ha fondamentali assolutamente che non mi piacciono, quindi io al momento francamente eviterei ogni operazione di acquisto. Leonardo l'abbiamo cavalcata, abbiamo fatto un bel giretto, francamente mi aspetto che torni indietro da un momento all'altro, se abbiamo venduto troppo presto ovviamente lo stabiliremo quando le cose saranno finite. Reply è un'altra azione di quelle evergreen, quindi sicuramente è da comprare nella misura in cui superi questa piccola congestione del sotto dei massimi e dobbiamo ovviamente tenerla monitorata. Un'azione di cui spesso non si parla perché viene considerata roba lessa da pensionato, io sono in vista della pensione quindi è adatta a quelli forse come me, dico, diciamo, per fare una metafora, ma comunque per non offendere i pensionati, che sono una categoria rara in estinzione che dovrebbe essere protetta anche dall'ordinamento, visto che quelli come me non ci andranno mai. Vediamo che è scesa, vale la regola che è più un'obbligazione eterna che un'azione, quindi quando scende, diciamo magari vicino a quest'area, si possono giocare delle operazioni di acquisto, che è un ricco dividendo e forse l'azione tipica di chi vuole comprare delle azioni con la pila dell'obbligazione che paga una cedola del 7-10% e la componente sexy per eccitarsi quando magari riesce a rosicchiare un 10% in più rispetto al rendimento di una normale obbligazione. Per oggi abbiamo finito, vi ho intrattenuto troppo a lungo forse. Vi ringrazio e vi do appuntamento la prossima settimana per il prossimo video su lezioni italiane. Se ovviamente volete lasciare il vostro apprezzamento tangibile iscrivendovi al canale, mi fate un piacere, così lo racconto ai miei figli che anch'io sono uno YouTuber, però TikToker no, per il momento evito. Arrivederci alla prossima puntata.